Ben ritrovati a tutti e a tutte ragazze e ragazze sul canale di Rubaldo. Oggi siamo tornati qui di nuovo su Tarisland per parlarvi di un video dove vi mostrerò tutte le classi in modo tale che possiate farvi un'idea di che skill utilizzano, come funziona la classe e se può fare effettivamente per voi. Quindi direi di non dilungarci oltre ed iniziare subito col Warrior. Andremo proprio in ordine, ragazzi, non Vi invito preoccupatevi. come sempre a lasciare un bel like di supporto al canale, iscrivervi al canale attivando anche la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video in uscita. E mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se voi avete già iniziato, in che server state giocando e che classe avete scelto. Ora, ragazzi, andiamo ad analizzare la prima skill. Ci dice Quick Launch Attack. Ok, quindi ci lanceremo in un attacco verso il nostro target, infliggendo del danno fisico pari al 41% del nostro attack più un bonus di 66. Utilizzare questa skill ci darà più uno di furia, quindi di Wrath. Questa skill può essere ricaricata due volte, quindi penso che possa essere utilizzata due volte. Adesso andiamo a testarla. Però ci leggiamo anche questa skill, che è il Final Strike. Ci dice che ci lanciamo in un attacco finale sul target, infliggendo un danno fisico pari al 146% del nostro attack più un bonus di 227 danni, e ci darà più 2 punti di rabbia. Se diciamo il target avrà meno del 25% degli HP, la skill infliggerà un ulteriore danno in base diciamo, ai punti di furia accumulata, quindi di Wrath, rabbia. Questo sicuramente funziona un po' come il war di Warcraft, immagino. Vediamo quest'altra skill. Cast Fiery Blade. Allora, entri nel Berserk Mode con un attacco di spada che attaccherà l'avversario 2 volte. Ogni attacco infliggerà del danno fisico pari al 146% del nostro attacco più 227. La skill può essere ricaricata 2 volte. Vediamo un po'. Bello, quindi posso riusarla, ok. Mentre la skill numero 1, scritto che possiamo usarla 2 volte. Wow, molto bella questa skill. Vediamo un po' questa. Armor Penetration. Distruggi le protezioni del bersaglio con un potente attacco, infliggendo del danno fisico pari al 299% del nostro attacco più 463, aumentando il danno che noi infliggeremo del 10% per 4 secondi. Wow. Blade Citron, questa è la classica trottolina, immagino. Become a Storm, quindi diventa una tempesta, attaccando i nemici per 5 metri per 5,2 secondi 14 volte. Ogni attacco infliggerà del physical damage, quindi del danno fisico, pari al 31% del nostro attacco più 59 punti. Quando la skill viene attivata, puoi muoverti e sei immune ai movimenti, insomma, a ciò che ci può rallentare, immagino. Ma alcune skill dei boss possono avere dell'effetto su di noi. Ok, quindi proviamolo magari su questo. Questa è una classica trottola, ok. Gran classicone. Tra l'aria, va bene. Vediamo se c'è questa, perché rompe le difese, ok. Il Warrior fa bei danni, ragazzi. Questo momento stiamo usando le doppie armi, ma immagino si possa anche utilizzare altri tipi di armi. Vediamo questo. Infinite Rage. Rilasci una furia resistibile che aumenterà il danno base della furia, aggiungendo il 100% dell'attack alle nostre skill di 41 punti. È un combo rate del 3% per 12 secondi. Questo è un boost. Proviamo subito un'altra classe. Andiamo a provare assolutamente lui. Bello, con i guascioni. Allora, Wild Strike ci darà 10 best lines, che non so cosa siano, adesso andremo a vederle.
e attaccheremo il target molteplici volte. Ogni attacco infliggerà del danno pari a 43% del nostro attack più 66. Può essere utilizzata due volte. Ascia del fulmine. Guadagnerai 22 di sanity e attaccheremo quindi a distanza il target due volte. Ogni attacco infliggerà del danno pari al 43% del nostro attack più 66 e può essere utilizzata anche questa due volte. Quindi questa la possiamo lanciare, giusto? Sì. Ok. Bello, questa è anche una classe a distanza, diciamo. Bello veloce, ragazzi, davvero bello veloce. Ah, ecco qua. Quindi abbiamo best line. Vediamo come funziona questo. Eccoci qua. Spectrum Energy. Cast Wild Strike ti dà best line e Outstander. Ok, quindi utilizzando queste skill si caricherà questa barretta qua. Inscript Stone Energy. Ok, grande Stone Energy. Cosa ci dà poi? Increase cooldown extra energy. Ok, quindi ci dà praticamente dei buff. Adesso andremo a testare meglio il tutto. Consume best line and sanity. Ah, ecco qua, per darci un burst damage. Quindi colpisci forte il tuo target, attacchi il bersaglio sempre due volte, ogni attacco infliggerà del danno pari al 95% del nostro attack più 149 punti, consumando 60 best lines and sanity. Questo ci darà best line e questo ci darà sanity, quindi dobbiamo fare una combo dei due attacchi sostanzialmente per caricare questo e poi utilizzarlo. Quindi adesso andiamo un po' a caricarlo, così poi possiamo usarlo. Questo ci ha sbloccato due nuove skill. Che Earthquake combini il primitivo, il Wildness e il Thunder Power, infliggendo del danno pari al 274% del nostro attack più 426 sul target, aumentando la nostra combo e combo damage del 7% per 5 secondi. Guadagneremo 40 best line and sanity direttamente e poi potremo quindi utilizzare questa skill. Wow, potentissimo. Invece Cyclone Turmoil, allora utilizzeremo due ash per infliggere danno pari al 25% del nostro attack più 37 su tutti i nemici due volte. Per ogni target colpito dalla skill il cooldown è ridotto di 1. Wow, è un po' come la skill dell'arpista, diciamo. Allora vediamo un attimo come funziona questo. Ok, io vorrei caricare per utilizzare questo burst. Ora lo possiamo usare. Ok, ho sbloccato questo. Inscriversi con skill. Proviamolo intanto. Ok, questo è un buff della nostra classe. Cosa ci dice? Wild Strike o Thunder Axe diminuisce il cooldown, ci darà extra energy per 6 secondi. Wow. Ok, bella classe anche questa, bella dinamica. Bloodlust, rilascia il tuo vero potenziale, anzi il tuo pieno potenziale, aumentando il tuo attacco del 10% più 41 punti per 15 secondi. Durante questo il best line guadagni Wild Strike che è raddoppiato e Axe Thunder non ha più cooldown. Quindi ragazzi, anche questa classe è un po' come abbiamo visto per il fighter, quindi il guerriero lavora non sulla furia ma su una meccanica che è molto simile, che però si suddivide su due tipi di furia tra virgolette, che sarebbe il best line e il sanity. In base a questi due elementi immagino che si possano creare due build differenti che workano probabilmente o su una o sull'altra. Adesso ovviamente è un'infarinatura, ovviamente ragazzi non stiamo prendendo tutte le skill che ha la classe, ovviamente la classe ne ha tante altre che verranno sbloccate con l'avanzare dei livelli, combinazione dei talenti eccetera. Questo ovviamente è un'infarinatura generale per capire un po' come sono fatte le classi, quali il loro gameplay, se vi può piacere, quali sono le armi che utilizza, così via. Quindi è veramente per farvi vedere
sostanzialmente come la classe è evitarvi magari di creare un personaggio e poi dire cavolo, ma la verità non fa per me, ne devo creare un altro. Invece vi guardate il video, capite com'è la classe, stiamo anche vedendo un po' come funzionano più o meno gli attacchi, e la prossima classe che ci proviamo è questa, il mage. Andiamo a vederci un pochettino le skill. Abbiamo il water bomb. Ok, il water bomb dice io ve la leggo intanto: infliggi appunto due attacchi, quindi due bombe d'acqua al target, e ogni bomba, adesso un attimino per questo mob, ok, adesso ce lo leggiamo con calma. Sto dicendo, infliggi quindi due bombe d'acqua al target che infliggeranno il 35% del nostro attack più 57 punti, dandoci 7 punti di water energy. Infatti, come vedete, anche qua la classe worka un po' come tutte le altre, accumulando diciamo del danno fatto con una determinata skill accumuleremo anche dell'energia relativa alla spell che abbiamo utilizzato. Infatti, come vedi, Spectrum Energy cast Ice Spike Weed ci darà Ice Energy. Ice Sickle skill consuma Ice Energy e infliggerà danno. Ok, quindi praticamente come accumuleremo diciamo dei punti qua, poi utilizzando le skill del ghiaccio andremo a consumare questi punti ma faremo più danno. Ice Speedweed, spari una lancia di ghiaccio sul target che infliggerà un danno magico pari al 50% del tuo attacco più 78 punti. Quando hai del water energy, come stavamo leggendo prima, automaticamente consumerà 30 punti e li convertirà in un amount diciamo un ammontare di energia di ghiaccio. Per ogni punto di water energy consumato, questa skill infliggerà il 5% in più del danno. È tantissimo, ragazzi, se ci pensate. Molto bene, andiamo avanti. Bello che comunque all'inizio ti fa scegliere due tipi di skin da utilizzare sul personaggio. Noi abbiamo scelto questa seconda. Allora, vediamo cosa fa questo. Icicle Storm. Questa skill vuole effettuare del critico. Il danno consumerà 30, 60, 90 Ice Energy immediatamente per generare 1, 2 o 3 Icicle per attaccare il target. Ogni danno inflitto sarà pari al 235% del tuo attack più 368. Ragazzi, è tantissimo. Vedo l'ora di poterla testare, no? Vediamo un attimo. Ovviamente, ragazzi, classe ranged, magari inizialmente sembrerà poco il danno. Proviamo Icicle. Wow, in realtà avete visto, l'Icicle è devastante, veramente forte. Ci ha sbloccato due nuove skill. Bella, una summon. Quindi evocheremo uno spirito d'acqua vicino al target che automaticamente guarderà il target e gli farà del danno da distruzione, infliggendo danno magico pari al 330% del nostro attack più 513, ancora più forte. Sul target e tutti i nemici vicini a lui di 4 metri, ma stiamo scherzando. Nei prossimi 3 secondi guadagnerei 15 water point per secondo. Wow. E poi abbiamo lo Snowstorm. Diciamo, evocheremo appunto una bufera di neve sul punto dove appunto abbiamo castato la magia, che attaccherà i nemici in un range di 4. Con un range di 4 volte per 3 secondi, quindi attaccherà 4 volte in 3 secondi. Ogni attacco infliggerà del danno magico pari al 33% del nostro attack più 53 punti, e imporrà un crisp effect, ovvero rallenterà i target diminuendo del 20% il loro movement speed, quindi il loro movimento, per 3 secondi. Questa skill non può essere castata quando ci stiamo muovendo. Muoverci o saltare interromperà l'azione. Ok, proviamo. Intanto facciamo, summoniamo lo spirito, eccolo là. Ok. Qui la bufera, com'è? Ah, giusto, ci siamo mossi. Bella, ok, capito. Intanto guardate, il nostro, la nostra energia di ghiaccio è tanta. Ok,
Testiamo l'ultimo, poi andiamo anche a leggercela. Ci testiamo. Bella, bella anche questa classe, bella cattivita. C'è parecchio. Beh, questo ovviamente conviene farlo quando ci sono molti nemici. E sicuramente questo è il caso. Ice Increase. Allora, triggera il potere del ghiaccio per boostare le nostre combo dell'8%. Il danno da combo dell'8% è l'attacco di 62. Quindi proprio un boost al danno. Va bene. Mentre quest'ultima, che era l'ulti, adesso andiamo a leggercela, ci dice casterei un water bomb per 4,5 secondi per aumentare la nostra water energy, quindi praticamente sarà una magia di channeling che ci pomperà i punti di water energy accumulati per cui fare le varie skill. Tanta roba. Quindi adesso abbiamo il paladino. Allora, quindi abbiamo un bel martellone a due mani per iniziare. Quindi Glory Strike, attaccherei il nemico con la luce della gloria infliggendo del physical damage pari al 107% del nostro attack più 165 punti. La skill può essere ricaricata, quindi può essere utilizzata due volte. Quando la skill colpisce un target, tu guadagnerai un livello di Power Glory. Quando il Power Glory raggiungerà 5 punti, tu prenderai randomicamente il Judgment, quindi il giudizio, Justice or Judgment or Verdict, quindi ci sono vari tipi di Judgment, quindi di giudizi. Sono dei buff, immagino. Poi vediamo Justice Stamp. Chiameremo il potere della giustizia attaccando i nostri nemici, infliggendo del physical damage pari al 142% nel nostro attack più 219 punti. Se l'HP del nostro target sarà inferiore al 25%, infliggeremo il doppio del danno con questa skill. Wow, quindi è proprio un finisher sostanzialmente. Judgment, Justice Enhancement, a Pursuit After Hitting. Quindi praticamente se uccideremo il nemico in questo modo si attiverà anche un Judgment. Ok, quindi un buff. Poi vediamo Judgment Strike. Attaccheremo il nostro nemico appunto con il potere dell'Adjudication infliggendo del danno magico pari al 265% del nostro attack più 409. Questo il Judgment Verdict infliggerà, cioè anzi ci aggiungerà del critico del 15%. Wow. Ok, vabbè, vediamo un attimino come funzionano le varie skill. Lo portiamo basso in modo tale a poi utilizzare la skill numero 2 perché la voglio vedere. Vediamo, lo porto un po' basso, dovremmo esserci. Ah, ok, si è anche illuminata, bellissima ragazzi, bellissima. E questa è molto simile a quella di WoW, vorrei dire, ma no. Cose che funzionano vanno sempre copiate, come dico io, eh. No, sto scherzando ovviamente. Ok, vabbè, noi gliel'abbiamo sparato, anzi siamo in cooldown, questo lo finiamo così e ciccio, problema. Ora vediamo un po' queste. Shattering Slam. Allora, pour all your power, quindi tipo prendi tutto il potere del martello divino che sbatterai a terra, infliggendo del physical damage pari al 349% del nostro attack più 542. Tutti i nemici in una determinata area del target duration. Wow, questo là è da provare, un attacco ad area che fa malissimo però. Discipline Storm, quindi utilizzeremo sempre un diciamo un martello santo per sbatterlo a terra e infliggeremo del danno magico pari al 38% del nostro attack più 52 a tutti i nemici entro 4 metri. Per ogni nemico colpito da questa skill il cooldown viene ridotto di un punto. Consumerà un livello di Power of Glory
per craftare questa skill, quindi ci serve comunque del potere, ok? Quando avremo più di 3 target e saranno colpiti, un livello di Power Glory ci verrà restituito, ok? Va bene, proviamo un po' di skill. Ok, questo lo smash. Ok, adesso proviamo questo. Bello, ok. Questo è il solito buff che qui andiamo a leggerci. Adesso meniamo di brutto. Vediamo il Judgment. Wow ragazzi, fa malissimo il Judgment, eh. Trial of Rage. Prenderemo appunto questo Trial of Rage e per i prossimi 15 secondi, quindi è un buff, il nostro critical rate e la nostra velocità sarà aumentata del 12%. I nostri attacchi saranno boostati del 4% più 37 punti. Wow. Ok. Vabbè, ragazzi, le skin che ci propongono all'inizio sono incredibili, eh. Io non amo, diciamo, i playest negli MMO in generale. Non sono un curatore di quelli incalliti, diciamo. Però diciamo, mai dire mai, proviamolo. Adesso vi leggo anche le skill, fatemi uccidere questo. Ok. Quindi la prima skill è il tormento. Attiveremo il potere divino per attaccare il target, infliggendo del magical damage pari al 64% nel nostro attack più 99 punti. Healing effect, se castato su un teammate, ovviamente l'effetto sarà al 50%, quindi un po' come poi vedremo per un'altra classe che sia DPS che healer, ha il doppio effetto, si può sia attaccare che se fatto su un compagno ci cura. Holy Missile, lanceremo appunto un missile divino sul target infliggendo del danno pari al 132% del nostro attack più 207 punti, mentre quando cureremo 50% quando è castato su un teammate. La skill può essere upgradata su Holy Barrage, quindi una barriera divina, quando tutti i sigilli sono in piedi, quindi quando questi 4 sigilli sono completi, immagino, può diventare una barriera. Beh, vediamo se riusciamo a farlo, vediamo un po'. Blocca intanto una skill che andiamo a leggerci. Agony Trial. Allora, infonderai una magia divina sul target che infliggerà istantaneamente del danno pari al 100% del nostro attacco più 157 punti. E infliggeremo al target un Holy Light Corrosion, quindi una corrosione della luce, pari al 25% del nostro attacco più 106 punti per 6 secondi. Ok, quindi un danno overtime. Interessante. Ora volevo vedere la barriera cosa dice. Ora me la sparo. Ok. Ah, eccola qua. Perfetto. Poi Holy Energy, attivi il tuo potere divino come sempre immediatamente per infliggere danno pari al 290% del nostro attack più 451 punti e ci boosterà le nostre combo rate del 20% per i prossimi 4 secondi. Ok, mentre questo Holy Blast farà esplodere l'energia, insomma, della luce sul target infliggendo del danno magico per il 61% del nostro attack più 96 punti. Ogni volta che la skill colpirà un target il suo cooldown sarà ridotto di 1. Ok. Ok. Bello. Quindi possiamo accumulare, diciamo, le volte in cui la castiamo per diminuire il cooldown. Questo è il solito boost che andremo a leggerci. Quindi praticamente la skill numero 2 conviene farla dopo che sarà sostanzialmente un po' buffata. Cure's Fate, diciamo infonderemo la fede in un alleato
e i prossimi 12 secondi boosteremo questo alleato con un effetto di velocità del 15% e aumenteremo il suo attack del 99. Wow, quindi lo possiamo fare anche su di noi? Assolutamente sì. Mentre in Scribstone Skill faremo, appunto, castando questa skill, per i prossimi 6 secondi aumenteremo l'acquisizione dei sigilli della fede, ok? Quindi un boost per aumentarci la rigenerazione dei sigilli della fede, ok? Abbiamo fatto il priest, ora ci facciamo l'assassino, Shadow Swordman, classe che potrei provare in futuro. Questa è bellissima doppia lame. Leggiamoci un po' le skill. Allora, Poison Blade ci richiederà 30 di energia, infliggerà del physical damage per il 74% del nostro attack più 171 al target e guadagneremo un livello di poison. Phantom Slash richiederà 30 di energia e faremo un attacco rapido sul target 4 volte e ogni attacco infliggerà il 23% del nostro attack più 55 punti e guadagneremo un poison point. Ok, proviamo. Attacchi rapidissimi il target. Bello ragazzi, fa molto molto danno, caspita. Bello davvero. Vediamo la nuova skill, Poison Sting, che richiede un livello di poison e farà praticamente un veleno dello scorpione. Nella nostra direzione, quindi frontale, che infliggerà del danno fisico per il 74% del nostro attack più 171 punti. Quando il livello diciamo, del veleno raggiungerà il livello 5, la skill verrà rimpiazzata con il Deadly Poison, che consumerà 30 punti di energia e 5 livelli di poison. Immediatamente per fare del physical damage del 84% più 132 punti nel nostro attack sul target 2 volte e infliggerà anche del physical damage del 69% più 107 punti per secondo. Ovviamente questo è il veleno. Questo effetto durerà 20 secondi e può staccare per altri 40 secondi. Wow, e proviamo. Proviamo un po'. Ok, bello. Ragazzi, questa classe è molto interessante. Molto carina. Fatal Strike. Infliggeremo immediatamente del danno fisico per altri 356% del nostro attack più 554 al target, marchiandolo. Quindi potenziando il nostro danno, loro. Il danno. Potenziando quindi il danno che faremo su di loro per i prossimi 4 secondi. Del 10%. Spinning BL richiede 30 di energia. Usando le nostre lame, infliggeremo del danno fisico per il 55% del nostro attack più 86 punti a tutti i nemici nel raggio di 4 metri. Per ogni target colpito, ridurremo il cooldown di un secondo. Colpire 3 o più nemici ci farà restituire l'energia consumata dalla skill. Ottimo, ottimo. Come il Fatal Strike, vabbè, marchiato. Vabbè ragazzi, questo è il solito ovviamente Rogue che fa attacchi in combo fortissimi. Questo cosa fa? Vediamo un po'. Ci darà additional poison point, ok. Infliggeremo del extra damage e aumenterà la durata dei veleni sul target di 2 secondi in più e non saremo più esausti. Va bene, wow. Ci propongono il Ranger, ce ne rimangono 3 ragazzi.
E vediamo un po' le skill. Allora, Wild Shot, Shot Arrow, quindi sparerai una freccia col potere della natura, guadagnando 10 collaboration rating e faremo del physical damage per il 66% del nostro attack più 103 punti. La skill può essere utilizzata due volte, quindi abbiamo addirittura 3 già sbloccate. Vapor Shot, spareremo una freccia praticamente una freccia a forma di serpente velenoso, diciamo, che infliggerà del physical damage pari al 56% del nostro attack più 86 punti, infliggendo del physical damage del 23% del nostro attacco più 37 secondi scusate, più 37 punti per secondo per i prossimi 10 secondi. Ok. Call a First Tiger for Aid. L'attacco sarà pari al 90% del nostro attacco base più 115 punti. Ok, questa è una summon, no? Ecco perché ne abbiamo subito una. Vediamo un po'. Bella la tigre, vabbè. GG. Mi piace. Se risuonano di nuovo, ah, il cane. A tutte e due. Ok. Va a fare il cane. Ah, il cane però è non è, diciamo, permanente. Dopo un po' il cane se ne va. Il tigre invece dovrebbe rimanere. Beh, comunque intanto attacchiamo anche cosa secondo. Beh, le summon comunque i pet. Beast Power, trigger, allora, quindi triggera il potere della natura per potenziarci sia noi che i nostri compagni, quindi le nostre summon, i nostri pet, del 21% del nostro attack più 86 punti per i prossimi 4 secondi. Bello. Quindi questa conviene spararla quando abbiamo tutte e due le evocazioni. Poi Arrow Storm, immagino già cosa faccia. Quindi sparerei una pioggia di frecce per attaccare l'area per 4 secondi, infliggendo del danno fisico pari al 10% del nostro attack più 41 punti per secondo. E ogni target addizionale che viene colpito aumenterà il danno fatto da questa skill del 100% fino a che il numero dei target arriverà a 5. Vabbè, allora intanto ci evochiamo il nostro pet, evochiamo anche il secondo e ci facciamo il burst. Ok, adesso ce l'abbiamo. Ci facciamo una bella pioggia di frecce. Ci facciamo anche il burst finale. Ragazzi, tanti danni, Dobbiamo spararla anche in movimento, bellissimo. Però bene. Spariamo, poi ci spostiamo. Così no. Stupendo. Poi abbiamo Wild Union. Ok, immediatamente otterremo 40 punti di collaborazione e boosteranno il nostro combo rate del 20% del nostro attacco più 41 punti per i prossimi 12 secondi. Bellissimo. Bellissimo, ragazzi. Abbiamo, signori e signori, il Phantom Necro, che è questo, signori. Potrebbe essere la mia classe che vorrei creare. Quindi adesso andiamo. Allora, studiamoci subito le skill. Bellissimo intanto l'estetica, ragazzi. L'estetica è qualcosa di assurdo di questa classe. Comunque, Soul Arrow, spareremo una freccia di spirito sul target che infliggerà del danno magico per il 55% del nostro attack più 86 punti. Poi abbiamo Soul Trap. Quindi blocchi lo spirito del bersaglio attaccandolo per 3 volte per 2 secondi e ogni attacco infliggerà del magical damage per il 46% del nostro attacco più 70 punti, ricevendo parte, quindi metà del danno inflitto in cure, e guadagneremo 3 punti di energia dello spirito. Questa skill può essere utilizzata per 2 volte. La skill può essere castata quando ci muoviamo, ma verrà interrotta se salteremo. Bellissima questa ci cura anche. Vediamo un po'.
come funziona. Ok, questa è in channeling, vabbè, strepitosa. Quindi ci facciamo fare del danno, voglio vedere come va il cuore. Ok, bellissimo. Quindi la rispaliamo. No, vabbè, ragazzi, è fortissima questa classe. Questa, ragazzi, può essere la mia classe, ve lo dico. Potrebbe essere la mia classe. Vediamo le prossime skill. Ne sblocca solo una, attenzione. Spectral. Quando la nostra energia dello spirito è più alta di 5 punti, lo spirito di ossa può essere cambiato in spettrale. Summoneremo una furia per assisterci nella battaglia per 15 secondi. Quando la furia dello spirito delle ossa non è rimpiazzata da questa skill, cosa fa poi? Quando la nostra energia dello spirito è uguale o superiore di 5, la skill sarà caricata per summonare una furia per assisterci in battaglia. Summonare una furia per assisterci in battaglia per 15 secondi ci farà castare appunto questa soul trap sui nemici, che infliggerà danno overtime. Ora la testiamo perché non mi è chiarissima, voglio vedere che la fa. Ok, adesso possiamo. Danno diretto. Forse però dobbiamo portarla a 15. No, superiore a 5 punti. Adesso proviamo anche questa. Comunque, Shadow Blade. La falce della morte colpirà il nostro target, infliggendo del danno magico pari al 290% del nostro attacco più 451 punti, e guadagneremo 5 Soul Energy. Quindi spariamo questa, evochiamo lo spirito, si sa, cagna di brutto. Vediamo questa, Soul Elegy. Consuma un Soul, quindi un'energia dello spirito, per summonare 4 spiriti della morte in un'area prefissata, infliggendo del danno magico pari al 10% del nostro attacco più 41 punti per secondo per 4 secondi. Più nemici ci saranno, maggiore sarà il danno che infliggeremo. Vabbè, ragazzi, che stiamo a fare? Vediamo la faccia della morte. Wow, quindi summoniamo. Ah, ecco lo spirito, ora mi è tutto chiaro. Ragazzi, questa è esattamente la mia classe. E dire, è la mia classe. È assolutamente la mia classe. Ho già detto che è la mia classe, ragazzi. Bello, bello, ci piace. Bella cavolio. Bello, cattivo. Vediamo l'ultima skill. Soul Burst. L'attacco è aumentato di 78 punti per 8 secondi. E per 5 Soul Energy consumate otterremo un Soul Arrow dello stesso ammonte. Quindi potremmo sparare una Soul Arrow in più. Eh sì. Vabbè, ragazzi, no, questa classe è troppo bella. Bellissimo anche il Bardo. Il Bardo è una classe praticamente è sia DPS che healer allo stesso tempo. Infatti le sue magie possono sia infliggere danno se castate sul target che curare noi stessi. Infatti adesso ve la leggo. Allora, Zealous Melody. Suoneremo la melodia del Zealous per attaccare il target, infliggendo del danno magico pari al 75% del nostro attacco più 120. Se è sparata su di noi o su un nostro alleato, cureremo del 50%, quindi del max attack. Mentre la seconda skill ci dirà play powerful melody sul target per 3 volte, quindi farà un attacco 3 volte in channeling, come vedete, e ogni attacco infliggerà del danno magico pari al 45% del nostro attack più 70 punti. Potremmo utilizzarlo anche per curare allo stesso modo, e ci lascerà una nota blu, mentre il primo attacco rilascerà una nota rossa. Come vedete, quando abbiamo due note così, potremo utilizzare il terzo attacco, che è questo Chord Score,
che con una combinazione di attacchi farà un attacco speciale che infliggerà ancora più danno. Questa classe probabilmente è una delle classi più forti in assoluto, sia in PvP che in PvE, sia da healer che da DPS. È veramente una cosa mostruosa, è molto 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 forte. Infatti diciamo che poteva essere una delle mie possibili scelte, però quando ho visto il Necromancer non lo so, mi sono mezzo stunnato. Probabilmente sarà quella la mia classe, ma vi farò sapere. Comunque, vediamo le altre skill. Passionate Play. Allora, saremo ispirati dal potere della musica e colpiremo il target infliggendo del danno magico pari al 315% più 492 di danno, e boosteremo il nostro attacco di 3 punti per 41 secondi. Cioè, questa cosa è fortissima. Poi abbiamo il Sonic Boom, creeremo appunto un Sonic Boom sul target location infliggendo del danno magico per il 48% del nostro attacco più 78% punti ai nemici che sono a range. Per ogni target colpito da questa skill il suo cooldown sarà ridotto di un punto, quindi questa è un'ottima skill ad aria che praticamente se ci saranno più target potremo spammare la grafica. Ora comunque ci siamo buffati, proviamo un po' di skill, vediamo. Il danno c'è tutto, ragazzi, assolutamente c'è tutto. Vediamo anche l'ultimate, prima la leggo. Il danno c'è assolutamente tutto, quindi possiamo castare o due notte blu come vedete, quindi due skill blu, e poi fare questa che è una specie di ulti, oppure due notte rosse e sparare quest'altro attacco, oppure combinarli, quindi prima blu e poi rosso e sparare un altro attacco e così via. Vediamo l'ultima skill, Wild Music. Suoneremo una melodia della natura selvaggia per i prossimi 15 secondi che boosterà il nostro combo rate del 4%, in addizione ci darà anche più 41 punti di attacco e aumenterà la nostra velocità del 5%, tanta roba. Mentre l'ultima, che sarebbe il boost speciale, praticamente ci dice che una volta utilizzata prenderemo randomicamente due combinazioni randomiche della musica, quindi sparare questa poi ci permetterà di sparare l'attacco speciale immediatamente. Ok, perfetto ragazzi, direi che per questo video era tutto, spero che vi sia tornato utile. Ovviamente come vi dicevo questa è solo una piccola infarinatura per chi vuole iniziare il gioco e è indeciso su che classe fare. Ovviamente non stiamo entrando nello specifico, non stiamo vedendo tutte le skill che sbloccherà la classe da qui all'ultimo livello, però già il gioco ci dà la possibilità di capire quello che più o meno sarà la classe. Quindi, come sempre ragazzi, vi invito a lasciare un bel like di supporto, un commento per farmi sapere se finalmente avete deciso che classe scegliere, una condivisione e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi video in uscita e iscrivetevi attivando la campanellina, così rimarrete aggiornati. Mi raccomando ragazzi, recuperatevi anche gli altri video che troverete nella playlist dedicata a Tarisland. Alla prossima, ciao!